Buonasera, benvenuti. Siamo al quarto appuntamento di questo ciclo di incontri Patrimoni e Paesaggi Idellici Incontra. È un ciclo di incontri che abbiamo avviato dallo scorso aprile sulla scia di quella che è l'attività storica dell'IPC, che è quella di promuovere la discussione e il dibattito sui temi culturali a 360 gradi. Questo ciclo di conferenze rispetto al passato è semplicemente più strutturato e con un programma cadenzato che speriamo, diciamo, possa mantenere questo ritmo di circa un incontro a settimana per i prossimi mesi. Troverete tra poco, quando andrete via, il programma del mese di giugno e poi prima dell'estate vedremo il programma dei mesi dell'autunno. Bene, allora, oggi è un incontro molto particolare, interessante, interessantissimo. Io sono grata ai nostri ospiti, Pierluigi Cervellati e Alberto De Lucia. È un'occasione importante di poterci confrontare con loro. Non c'è bisogno di una presentazione, perché il loro impegno professionale, accademico, politico sui temi della conservazione del patrimonio e della città è noto ed è stato per noi un punto di riferimento e continua ad esserlo. Quindi questa è un'occasione molto importante di poterci confrontare con loro su un tema molto specifico, ma credo che a partire da questo tema avremo la possibilità di discutere in modo ampio di molte tematiche che ci stanno a cuore. Ringrazio voi della vostra presenza e ringrazio anche in particolare l'architetto Corrado Azzollini, segretario regionale del Ministero dei Beni Culturali, e la dottoressa Cristina Morini, sovrintendente per archeologia, belle arti e paesaggio di Bologna. La loro presenza anche ci fa capire di quanto questo tema sia importante e rilevante nell'agenda delle amministrazioni pubbliche, statali, regionali, locali, perché questo è un tema, penso che emergerà dalla discussione, che non può che affrontarsi insieme. Allora, ragioneremo, diciamo, in modo dialogato, quindi, diciamo, porremo delle domande ai nostri ospiti a partire da questa proposta di legge che adesso ci leggeranno, e sarà lo spunto per fare delle riflessioni, e cercheremo di chiudere per le 7 in modo tale che abbiamo poi circa mezz'ora per un dibattito e uno scambio di idee. Approfitterei appunto di questa presenza così rilevante qui. Per iniziare do la parola a Roberto Balzani, presidente dell'Istituto per i Beni Culturali, anche la sua figura nota a Bologna, docente di storia all'Università di Bologna, anche lui non ha bisogno di presentazioni, e quindi con lui iniziamo questo dialogo. Grazie. Bene, grazie. Buonasera a tutti. Abbiamo pensato di fare così, siccome l'articolato della legge è abbastanza compatto, noi porremo delle questioni, delle domande ai nostri interlocutori, in modo tale che dalla discussione emergano anche i profili di questa legge sui centri storici, che come vedrete è di grande importanza per il nostro paese, se non altro per il problema che pone all'attenzione della nazione. E io comincerei subito, poi decideranno loro se chi dei due risponderà o tutte e due avete la possibilità di fare quello che volete. Naturalmente la nostra è una semplice così forma dialogica per rendere più fluida la chiacchierata, e naturalmente partirei dall'articolo 1, e cioè da questa definizione di centro storico, di città storica, che la legge, la proposta di legge cerca di riconfigurare sulla base del catasto del 1939 per come punto di riferimento dal quale partire per poi creare la tutela. Ecco perché il catasto del 1939, sono passati 80 anni, qualcuno potrebbe dire le città sono state stravolte nel frattempo, per cui
un riferimento così remoto che significato ha? Qual è la ragione che lo sostiene e il motivo per il quale la città storica in questo modo può riprendere la sua fisionomia e la sua identità? Quindi grazie innanzitutto per la vostra presenza e a voi la parola. La data è dovuta a questioni pratiche, perché con il catasto del 39 tutti i comuni, il territorio italiano doveva essere catastalizzato, un bellissimo termine, accatastato. Chiedo scusa della mia. E c'è il 39 e anche c'è una frattura pesante nella struttura del modo di interpretare la città. Cioè, c'è la guerra e quindi c'è una distruzione che in molti casi colpisce le città e le colpisce proprio nella città storica. Quindi la sostituzione dell'architettura preesistente e anche la modernizzazione di certe costruzioni che 50 anni fa noi ci rifacevamo alla città Ancien Régime, alle leggi Ancien Régime, cioè prima delle rivoluzioni materiali, quindi dell'elettricità, della velocità, eccetera, e ci riferivamo al catasto gregoriano, cioè a un catasto gregoriano o napoleonico, a seconda delle città, delle zone e dei luoghi, e poi c'era il catasto ciaio per tutta la parte borbonica e il catasto invece disegnato per la parte, diciamo, pontificia e delle varie ducati e settori o austriaci che erano appunto negli anni in cui l'Austria diventa partecipe della catastalizzazione. Questa data portava a escludere due cose, una di carattere formale, cioè movimenti artistici importanti e strutture, parti di città, le villette di Roma, ma anche dalle nostre parti, portava a escludere tutta una serie di interventi che in una prospettiva che nasce appunto nel dopoguerra del usa e getta, nel consuma e produci e cose di questo genere, in questa filosofia ha portato a distruzione di un patrimonio che è oggi da considerare parte del patrimonio storico-artistico di un territorio. Ma c'è una ragione, a mio parere, più di sostanza, che in Italia il dopoguerra, che imprime una forte migrazione territoriale. Bologna, ad esempio, in percentuali è la città che si espande maggiormente con una popolazione che proviene dalla collina, dalle colline bolognesi, dalla pianura, prima ancora che dal sud, che si rivolge in modo particolare
verso Torino, verso Milano, cioè le città più industriali. Quindi c'è un accentramento della città che la città diventa proprio dopo il 30, dopo la guerra, non diventa più una città. È difficile spiegare che cos'è una città, ed è ancora più difficile spiegare che cos'è una città storica. Intanto il termine centro storico è un termine che, prendendo tutte le responsabilità e colpe che ho anch'io personalmente di diffusione di questo binomio, è un termine totalmente sbagliato, perché nel passato non esisteva la città storica, esisteva una città, e una città è un luogo di dove, cioè io mi rifaccio al Tomaseo per capire il senso da attribuire alla città, e che è un luogo spesso circondato da mura, in cui c'è la convivenza degli abitanti sotto la medesima di chi fa parte di questa città, della comunità, sotto le medesime leggi. Quindi è una città in cui ci sono sicuramente delle parti con conflittuali, ma c'è anche una ragione di convivenza, di rapporto umano. E la città era intesa, sono molto vecchio quindi posso dirlo da testimone, era intesa come un bene di tutti, in modo particolare Bologna. In modo particolare Bologna, città dei portici, i portici sono tutti privati, cioè appartengono a chi possedeva il palazzo, la casetta o la cosa più importante, ma erano di uso pubblico. Chi abitava nelle zone più povere, nelle abitazioni popolari, diciamo, di artigiani, quelle case che di origine anche medievale, poi trasformate, ingrandite nel Settecento e nei primi anni Ottocento, raddoppiando dal piano terra all'altro piano, avevano delle caratteristiche, si avevano delle caratteristiche di una densità abitativa molto alta, ma la strada diventava un luogo pubblico e la chiesa, allora in modo particolare nello Stato Pontificio, si era tutti cattolici, volenti o non volenti, la chiesa rappresentava, la chiesa della Controriforma rappresentava, diciamo, il luogo di orgoglio, di possesso, tanto che era bene pubblico, bene di tutti, cosa che è rimasta questo. Però la città è stata viene privatizzata, si è dilatata molto, si è svuotata e si stava svuotando sempre più, perché il centro diventava un luogo che è ancora appetibile. Bologna non è una città, non è stata una città turistica fino a pochi anni fa, lo sta diventando e sta producendo uno svuotamento di popolazione che ricalca le trasformazioni che sono avvenute a Venezia, a Firenze, a Roma e nelle città storiche c'è una tendenza a allontanare con
con interventi di mini market, di bed and breakfast, di altre cose, la città storica sta diventando appetibile per il turismo. E allora qui mi fermo, darei la parola a Vezio, che ha organizzato questa legge, ha supportato questa legge organizzando degli incontri con persone che illustravano la situazione in essere nelle principali città storiche italiane, nelle più grandi, partendo da quelle più famose vedendo cose che oggi facciamo finta di stupirci delle navi grattacielo che speronano Venezia. Però non posso dimenticare che quante volte si è detto che queste navi, e si è detto anche, lo ha detto l'ex sindaco Cacciari, quando affermò che era bello vedere piazza la novità dell'architettura moderna dentro l'acqua di Venezia. Questo è un vecchio discorso sul progetto, ma darei due parole ancora a Vezio, perché è merito di questa legge è suo, e allora ha detto applauso, sta da me. Allora Pierluigi non ha detto sull'articolo 1 della legge, sul riferimento al cadastro del 39, non ha detto la cosa fondamentale, cioè che questo articolo l'ha scritto lui, è lui l'autore di questa cosa, quindi va benissimo. Volevo aggiungere due elementi informativi molto terra terra. Fino adesso non c'era nessuna definizione di questo genere. La legge Ponte, che poi è l'unica vera riforma urbanistica che c'è stata in Italia nel dopoguerra, dove credo sia per la prima volta formalizzato il binomio centro storico, che ormai c'è, sta nella legge, hai ragione, sono d'accordo con te, non ha definito però a che cosa ci si riferisce nel centro storico. C'è una circolare ministeriale che chi fa urbanistica, almeno non tanto giovane, forse se la ricorda, anche un bel lavoro, che fa vagamente riferimento, quando si dice che cos'è il centro storico, fa riferimento alle cartografie intorno all'unità d'Italia, quindi gli anni 70-80 dell'Ottocento, le cartografie prodotte in quegli anni. Ecco, però nella pratica della professione urbanistica la definizione di centro storico nel corso dei decenni è stata sempre più portata avanti, fino ad arrivare alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Però è sempre mancato un riferimento unitario, e alla fine, vuoi per pratiche urbanistiche, vuoi in alcuni casi per legislazioni regionali, non c'è in Italia un riferimento unico. L'unico possibile era quello che ha proposto della legge del cadastro del 39. Aggiungo solo che è stato un ottimo cadastro, ho imparato da te, credo che sia un ottimo cadastro, uguale per tutta Italia, vige in tutta Italia, e quindi noi pensiamo che vada bene così. Grazie. Allora, definito l'ambito, come si dice in termine tecnico, definito l'ambito di applicazione di questa proposta di legge, cioè su cosa vuole agire la legge, entriamo nel merito del percorso che è stato fatto
fatto nella formulazione di questi articoli, che ricordo sono una proposta che generosamente diciamo è stata elaborata, ma che ancora non ha un iter parlamentare, mi sembra, o sì? No, ce l'ha. Ah, beh, questo lo diciamo dopo. Allora, per entrare nel merito e capire come si è ragionato per arrivare a questo obiettivo di superare le emergenze dette dal professor Cervellati e raggiungere l'obiettivo della tutela di questa, della città, appunto, in una accezione così ampia, come appunto diceva Cervellati. Allora, l'articolo 2 di questa proposta di legge ipotizza una forma di tutela, ossia che siano tutelate o che siano riconosciute di interesse culturale o per legge su tutte le zone esistenti appunto nel catasto del 39. Allora, riflettendo su questa, su questo articolato, su questo articolo 2, io ho notato, non pensare ai meccanismi che hanno portato alla formazione della legge Galasso. Il decreto Galasso, poi diventato legge 1985, che definisce una tutela ove legis di tutti i beni a rilevanza ambientale sulla base delle loro caratteristiche fisiche oggettive. Tutte le 150 metri, il lungo i corsi d'acqua, i boschi, tutte le montagne al di sopra, 1200 metri, le zone umide, cioè è stato un cambiamento epocale. Il decreto Galasso nasce quindi come un super vincolo paesaggistico che viene imposto non sulla base di una valutazione discrezionale, ma sulla base di caratteristiche oggettive di questi beni. E noto una similitudine perché è, come dire, laddove la capacità programmatoria e pianificatoria degli enti locali viene meno e quindi si creano delle emergenze. Nell'85 era stata appena varata la prima grande legge di condono edilizio, si era in pieno sacco del territorio, quindi lo Stato reagisce con questo, chiamiamolo così, super decreto di vincolo e con una sorta di metaprogetto, cioè dare dei criteri molto ampi imposti però per legge. Qui mi sembra che sia che si stia vivendo un processo analogo, cioè laddove i comuni hanno fallito nella protezione, perché hanno fallito i piani regolatori, hanno fallito i regolamenti edilizi, hanno fallito le politiche di gestione delle città d'arte da una parte e delle aree interne dall'altra, si interviene con una, appunto, con un intervento statale forte che pone ope legis un vincolo e delle regole molto chiare e semplici da seguire, rimandando tutto alla redazione dei piani attuativi. In mancanza di piani attuativi non si può fare niente, non si possono fare trasformazioni, non si può fare niente. Anche qui vedo una similitudine col decreto Galasso. Agli enti locali quindi spetta la perimetrazione, perché poi sì, il catasto del 39 l'ho riportato all'oggi, quindi c'è una necessaria attività conoscitiva, una perimetrazione, e poi sono chiamati di nuovo a riavviare un'attività pianificatoria che poi addirittura andrà a sostituire in qualche modo il progetto. Allora, è stato per voi quello un modello? Siamo di nuovo in una situazione come l'85 o sono altri processi che vi hanno spinto a questo tipo di articolato? Beh, in effetti sono stati altri. Adesso è anche un tema complesso, cerco di semplificarlo al massimo. Innanzitutto volevo dare informazione sull'iter parlamentare. Ci sono due disegni di legge già presentati alla Camera e al Senato. Al Senato c'è il disegno di legge numero 970, presentato dalla senatrice Michela Montevecchi del gruppo 5 Stelle, e alla Camera
dei deputati, atto Camera 1452, c'è il disegno di legge presentato da Stefano Fassina e Rossella Moroni del gruppo Liberi e Uguali, quindi due gruppi diversi, uno alla Camera, uno al Senato. Sono presentati, si possono scaricare i testi, vi ho dato anche i numeri se interessa, però non so, non mi pare che, come dire, il clima sia quello di un rapido percorso parlamentare. Allora veniamo all'articolo 2, che è proprio centrale dal punto di vista della tutela. No, in effetti partiamo da un altro presupposto, cioè che in Italia fino adesso non c'è stata tutela dei centri storici, unitariamente adesso non c'è nessun articolo nel codice che dica i centri storici sono tutelati, e questo è un, come dire, un moiato fortissimo fra l'evoluzione, chiamiamola culturale, e quella legislativa, nel senso che risale alla Carta di Publio del 1960, scritta soprattutto per merito di Antonio Cederna, questa conquista che io non esagero se definisco epocale, cioè quella di dire che l'intero centro storico è un monumento. Prima di quella data questa affermazione era in qualche misura priva di senso, nel senso che si considerava centro storico, anche se la locuzione non esisteva ancora, penso, nel 1960, forse è proprio l'Associazione Nazionale dei Centri Storici che nel 1960 fece il suo primo convegno su questo tema, che a Gubbio, che nel suo stesso titolo, Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici, che credo si formalizzi la prima volta l'espressione centri storici. Comunque questo luogo era ritenuto quello nel quale c'era una maggiore densità di edifici di edilizia monumentale, le chiese, i palazzi, i teatri, le cose eccetera, senz'altro meritevoli della massima tutela. Però il tessuto connettivo fra i monumenti, l'edilizia anodina, il tessuto residenziale, era considerato ancora nell'immediato dopoguerra disponibile a ogni tipo di intervento. Le cronache di tutte le nostre città sono dense di episodi di sventramenti, qualche volta bloccati, qualche volta invece andati avanti, sventramenti che risalivano ancora alla cultura fascista. Non lo dico fascista nel senso di, per denotare un'epoca, non con giudizio, non lo dico in questo senso con giudizio di valore, perché erano teorie studiate da tempo. Si riteneva che per motivi vuoi di carattere igienico-sanitario, vuoi di traffico soprattutto, cominciava a svilupparsi, fossero disponibili allo sventramento, all'apertura appunto l'edilizia non di carattere monumentale, per non dire, citare Mussolini che nel 25 dichiarò, fu famosa e molto ripetuta la sua cosa, che i monumenti devono giganteggiare nella necessaria solitudine. I singoli monumenti devono essere liberati dalle cose che esisteva ancora questo tipo di cultura. È col 60 che viene affermata invece l'unitarietà, l'intero centro storico del monumento, considerato, non so, come un convento, no? In cui c'è il chiostro, c'è tutto l'insieme di queste cose, è tutto il centro storico. È un momento, beh, adesso non la facciamo molto lungo, però a questa affermazione non ha mai corrisposto una tutela. I due pilastri che reggono in Italia il governo del territorio, le leggi che fanno capo ai beni culturali, le leggi del 39, le leggi urbanistiche a partire dalla legge del 42, alla fine non hanno mai, ci sono stati diversi tentativi, noi siamo proprio partiti da uno di questi tentativi, un disegno di legge nei primi anni 90 del secolo scorso, scritto da Antonio Annello, che era il segretario generale, era stato segretario generale d'Italia Nostra, era funzionario della sovrintendenza di Napoli, che presentò questo disegno di legge a Beltroni, che era il ministro dei beni culturali, e fu anche cominciò l'iter
parlamentare, ma spero che non si dispiace nessuno dei presenti, come lo stesso Veltroni ha poi dichiarato. Non piacque a Lino, all'Istituto Nazionale di Urbanistica, e questa proposta fu ritirata. Ecco, allora noi vogliamo colmare innanzitutto questa cosa. I centri storici d'Italia, così coincidenti col sistema insediativo integralmente riportato nel catasto del 39, sono soggetti a vincolo, per intenderci, diciamo, tipo la legge 1497, insomma. Ecco, qui perché? Ecco, noi facciamo riferimento proprio nel primo comma dell'articolo 2, però facciamo riferimento alla seconda parte del codice. Mi dispiace se entro in una questione, cioè alla parte bene culturale. Noi consideriamo che il centro storico sia bene culturale, non bene paesaggistico. Bene paesaggistico è la terza parte del codice. Perché? Perché bene paesaggistico riconduce la tutela, dice, avrebbe ricondotto, ne abbiamo discusso a lungo in questo, avrebbe ricondotto la tutela nel percorso della pianificazione paesaggistica, che fa capo, come sapete bene, soprattutto alla responsabilità regionale, e che, salvo poche benemerite azioni regionali, è disastrosamente disattesa nel resto d'Italia. E comunque poi il vincolo di natura paesaggistica è, come dice la parola stessa, so che ci sono dei competenti sovrintendenze, studiosi e materia che possono correggermi se mi sbaglio, riguarda, come dire, la fisionomia, riguarda l'aspetto esteriore. Noi ci tenevamo invece a valorizzare le qualità strutturali dei centri storici, quelle che, anticipando un po' cose che probabilmente è giusto che poi dirà Pier Luigi, risalgono alla stessa esperienza bolognese del piano di Cebellati degli anni 70, cioè quello che ricade nel metodo, diciamo così, dell'analisi e della classificazione tipologica, che presuppone un'analisi e quindi una ipoteca vincolistica di carattere strutturale che riguardi tutti gli elementi dell'edificio, che non sarebbe stato possibile realizzare se l'avessimo condotto sotto l'ombrello, diciamo, della pianificazione paesaggistica. A questo c'è un altro però aspetto che permea tutta la nostra proposta, che è quello della... So che forse dico cose che possono sembrare sorprendenti in questa sede, riguarda, come dire, una massima responsabilizzazione del Ministero dei Beni Culturali. Lo dico esagerando, non è così, ma per capirci bene, cioè la prevalenza dell'amministrazione dei beni culturali su quelle regionali. Questa è un'opzione, se posso dire così, poi mi correggi tu per primo, non politica, tecnica. Perché ci sembra che gli strumenti, le facoltà, le potenzialità della tutela direttamente esercitata dal Ministero dei Beni Culturali sia più profonda, più garantita, risponda a quella stessa esigenza che abbiamo avuto di un'univoca definizione di centro storico. Non ogni legge regionale, no, tutta Italia univocamente accetta come centro storico quello che era riportato nei catasti del 39. Così noi vorremmo che i centri storici sono tutelati da regole e da discipline approfondite, tutte riconducibili all'azione dell'amministrazione dei beni culturali. Perciò qui c'è parte seconda, io l'ho sottolineato, nella legge non c'è, nel codice, che appunto non è il piano paesaggistico. Quindi noi l'abbiamo discussa, l'abbiamo analizzata, però abbiamo detto, semplifico in modo indecente, fra le regioni e il ministero, meglio il ministero. Correggimi. Sì, solo una battuta. Quindi allora non è tanto sbagliato
riferimento che ho fatto alla legge Grasso, perché la legge Grasso era riprendere in mano la competenza statale delle competenze regionali, quindi diciamo indirettamente mi conferma che... Però, prego. No, non ho nulla da aggiungere. Cioè, lui e Vezio ha illustrato le ragioni che abbiamo insistito e d'altra parte questi incontri sono avvenuti nel 2018 e per alcuni di noi che provenivano da questa regione non potevano riconoscere le capacità pianificatorie della regione e io sono molto grato a Roberto Balzani di avere accettato la mia proposta di organizzare la presentazione nell'istituto, perché è stato un atto molto coraggioso, mi sento di dire, perché non credo che questa sua azione abbia il plauso di molti assessori della regione che ha dimenticato completamente uno dei compiti fondamentali. Adesso rivendicano anche la nostra regione assieme ad altre regioni del nord di avere un'autonomia superiore, di poter intervenire, e la nostra ha fatto una legge in cui i centri storici non esistono nel modo più assoluto, cioè sono stati cancellati. Addirittura si può intervenire nella prima bozza, addirittura si può intervenire con aumento di superficie senza porre un limite a questo aumento, parte il fatto che ma basta che ci sia non ci siano edifici vincolati con i vincoli della sovrintendenza, che è possibile fare interventi, aumentare la volumetria e dare mano libera alla creatività dell'artista. Qui poi si entra nel merito dei principi restaurativi, che sono un altro discorso molto complesso e molto, però rimanendo in un ambito di pianificazione e quindi di conoscere per pianificare, come si diceva in uno slogan degli anni 60, la conoscenza diventava l'elemento principale, era l'equivalente della pianificazione. Non riconoscendo questa possibilità, riconoscendo una possibilità illimitata o quasi di poter costruire sull'onda di un incremento delle attività edilizie come fonte che viene spesso ripetuta, che è in crisi, dall'eccesso di edificazione, e che non si deve guardare nei piani regolatori che sono prodotti sulla base della legge precedente, che era già una legge non contraria, ma che tendeva a cancellare qualsiasi riferimento al centro storico e alle pianificazioni precedenti invece di approfondirle. E questo ha creato situazioni territoriali. La legge consente che il consumo del suolo possa venire fino al 2050 e che i comuni, peraltro, non hanno neppure la facoltà di intervenire direttamente sul territorio, perché è la regione che decide se ci sono interventi consistenti da realizzare, anche se il comune non vuole, nelle sue leggi, nelle sue convinzioni, nei suoi organi, che quell'intervento non avvenga. L'intervento è rimandato alla regione, per cui decide la regione. Ecco, questo l'anno scorso ci sembrò elemento
bisognava proprio andare contro a quella silenziosa e per me perniciosa riforma che il ministro Franceschini ha fatto delle istituzioni della tutela. Per cui sì, si è in attesa, tutti parlano di assunzioni e di produrre maggiore personale dentro le sovrintendenze. Le sovrintendenze sono sguarnite, non sono reimpiegate, sono organi che hanno diminuito la loro capacità e anche quella struttura che era prevista nel codice dei beni culturali delle sovrintendenze regionali e delle sovrintendenze locali, proprio per organizzare all'interno di un territorio regionale un coordinamento di carattere generale. Mancando questo, noi abbiamo insistito perché lo Stato ritorni ad essere, sarebbe per noi come se ogni regione si ritornasse a battere moneta regionale. Penso che nell'ambito di un'autonomia sempre più consistente, quello di poter battere moneta regionale, un euro regionale, può saltare fuori da qualche proposta di qualche ministro e avrebbe un consenso di carattere generale. Bene, allora su queste cose dette sicuramente ci sarà poi un po' di dibattito. Io per adesso andrei avanti, esaminiamo tutto il contenuto della legge, poi sicuramente ci saranno cose, perché immagino che i colleghi della Sovrintendenza, ma anche i colleghi del Servizio di Pianificazione della Regione che sono presenti, potranno qualcosa da dire. Quindi però prima finiamo l'esame di questa legge e poi vediamo di intervenire anch'io, avrei qualche domanda un po' più di dettaglio. Però andiamo avanti, quindi abbiamo chiarito l'ambito, come funziona, le misure. L'articolo 3 sono le misure di tutela, cioè come si concretizza questa tutela, quali sono sostanzialmente, lo dico in modo molto semplice, gli interventi consentiti e non consentiti, cioè come opera poi questo strumento di vincolo così diffuso. Allora, Vezio De Lucia ha usato la parola integrale riferita al catasto, però poi mi viene da dire che è una proposta di tutela integrale, cioè nella complessità. I centri storici però non sono tutti uguali, e anche, diciamo, non vogliamo usare la parola centri storici, ma anche le città storiche, ma i centri urbani non sono tutti uguali, le problematiche sono molto diverse. Qui prima vedevate delle immagini che vengono dagli atti del convegno che si è tenuto a Roma a novembre dell'Associazione Bianchi Bandinelli, il diritto alla città storica. Si parlava dell'emergenza, allora ci sono delle problematiche di turismo sfrenato che portano non solo degli impatti ma delle trasformazioni dall'interno delle dinamiche sociali, ma al tempo stesso abbiamo anche le aree interne, città completamente spopolate perché prive di funzioni, quindi c'è una grande differenza da città a città. La norma invece pone questo meta vincolo basato su una caratteristica oggettiva, quindi al pregio di essere chiaro, però potrebbe risultare anche piatto rispetto alla complessità del territorio italiano. Nell'articolo 3 quindi ci sono una serie dell'articolato, lo leggete, lo avete in mano, di ciò che è consentito fare e non è consentito fare. Un passaggio dell'articolo 3 mi ha colpito, che è quello di arrivare a immaginare anche una valutazione sulle trasformazioni che il costruito storico ha avuto e di ipotizzare anche un eventuale ripristino. Ora è come se noi oggi sentissimo la necessità di giudicare gli 80 anni trascorsi, nel bene e nel male, perché se noi oggi perimetriamo, valutiamo la compatibilità e poi decidiamo se ripristinare o non ripristinare
quale, anche qui poi questo è un tema che attraversa tutti quelli che fanno restauro quando si trovano di fronte a una modificazione, una trasformazione, si ripristina, non si ripristina, dove arrivo all'originale, dove spinge il giudizio. Ecco, mi ha colpito molto questo, ci leggo quasi una necessità di giudicare quello che è accaduto negli ultimi 80 anni, e allora noi siamo certi che questo giudizio di oggi sia migliore di quello che avvenuto in passato, cioè riusciamo davvero a portare indietro l'orologio della storia? Secondo me questo è possibile? Ho bisogno di dire il fatto che è successo in questi giorni, l'incendio della Flèche di Parigi, fatto clamoroso, eccezionale. La Flèche che ha progettato analiticamente da Viollet-le-Duc è l'unico, almeno secondo me, forse ce ne sono due a Parigi, di monumenti medioevali, gotici medievali esistenti. Uno è sicuramente Notre Dame, che è un falso storico, che viene definito comunemente falso storico. Però, guarda caso, anche in questo, che io mi sentirei di battermi se non viene ripristinato Viollet-le-Duc. Già hanno cominciato a dire che costerebbe moltissimo, già hanno cominciato a pronunciare che si possono fare cose, hanno chiamato architetti moderni che fanno archistar per fare delle attrazioni e cose di questo genere. Però ed esattamente quando si propone un ripristino, perché questo è bollato da una cultura che ricorre negli anni, in questi 80 anni c'è stato Zevi che era contrario a qualsiasi restauro e romanticamente si rifà a John Laski, che difendeva i monumenti di Venezia, e l'ultima mostra su Ruskin è un esempio clamoroso di come questa persona difendesse l'abbattimento dei capitelli di Palazzo Ducale, che la presenza di Pizzi nell'allestimento di una cosa che è stata presente, che era presente in Palazzo Ducale, bastava metterci dei fari e un fondale nero per far rilevare la bellezza di monumenti, dei capitelli e delle colonne segate e tolte e rifatte malamente o comunque ripristinate, perché alcune facce dei capitelli e alcune figure erano un po' spregiate, avevano subito degli anni, eccetera eccetera. Io ritengo che la Viollet-le-Duc, che ha fatto un falso, l'ha studiato e ha pubblicato enciclopedie sul Medioevo, ha pubblicato una serie di studi che poi si possono condensare nella sua frase celeberrima, che era possibile rimettere ciò che non era mai esistito, è la Flèche e la cattedrale. Tutta la cattedrale di Notre Dame è, rispetto alle prime fotografie che sono conservate per un muro di argento nella Nazionale di Parigi, mostrano una chiesina piccolina che niente a che fare con quella, che non c'era, ma che avrebbe, dice Viollet-le-Duc, poteva esserci, doveva esserci. Quindi quella Flèche
bruciata ha un significato il ripristino, ma il ripristino di Viollet-le-Duc, il ripristino degli studi di Viollet-le-Duc, che è quindi una capacità, com'è la necessità della capacità dei beni culturali, dei beni culturali statali, o di chi si occupa di restauro o di pianificazione della città, di studiare e capire. Non si tratta di dare un giudizio, si tratta semplicemente di mantenere un'immagine che oggi rappresenta che può rappresentare un patrimonio necessario. Non è, ci sono casi nel mondo che possono, non è che deve essere tutto conservato, o ripristinato. Deve esserci, però, noi sappiamo che molte sostituzioni sono avvenute per fini speculativi e non per fini culturali. Non spacciate per fini culturali oggi, dove la dogana di Venezia, la cappella che sta trapiando le finestre gotiche, quindi che, eccetera, eccetera. Quindi, perché però è l'archistar che ripende, che se io faccio un monumento, entro in un monumento e sono un bravo architetto, anche qui è molto, sarebbe la stessa domanda che vi pongo, chi è che definisce che uno è un bravo architetto? A mio parere ci sono dei casi in cui il ripristino diventa un elemento necessario, indispensabile, anche per la comprensione di quel tessuto, di quelle prospettive che ci sono. Confesso che era una mia idea da giovane e che è rimasta anche, anzi, se con la demenza senile è diventata ancora più impellente, non solo era fare il progetto del tridente di Martinetti che ne parlavamo prima con Balzani, che è un grande progetto ottocentesco napoleonico che era facilissimo da fare. Anche adesso sarebbe facile da fare. Dovremmo spianare metà dell'università di Bologna. Non è che spianare metà dell'università di Bologna, bisognerebbe impedire di fare quello che stanno facendo attorno all'orto botanico. Questo va detto, cioè impedire che proprio uno degli assi, dei tridenti, è dentro a gli asili, che non si sa perché, progettati qualche decennio fa, adesso vengono realizzati attorno all'orto botanico. Io sarei per ripristinare, ma io sto pensando a via Rizzoli. Via Rizzoli è i tre palazzi delle generali. Poi possiamo considerare che quello un po' siro-babilonese in cima possa essere anche un elemento mantenuto. Non sono per l'usa e getta, non sono per distruggere quello che è stato fatto. Sarei semplicemente per ripristinare, studiare modestamente una prospettiva in cui per secoli la Torre Asinelli era visibile nella sua interezza, nella sua maestosità, nella sua grandezza, nella sua altezza, era visibile solo proprio dove hanno fatto gli sventramenti, in un punto in cui si restringeva e poi si apriva nel taglio Piazza Ravegnana, in un rapporto prospettico straordinario. E noi vediamo la torre da lontano, non si vedeva la torre da lontano, perché da lontano la torre non è la Torre Asinelli, la
l'impressione che faceva era quella della scenografia creata artisticamente e che era rimasta intatta prima dello sventramento. Quindi è il ripristino, l'intendiamo come un risarcimento alla storia di una città. Poi nel moderno lo si potrebbe fare, se si ha voglia di farlo, se si ha la capacità di farlo, e noi, sia come urbanisti, sia come architetti, in questi 80 anni non abbiamo avuto la capacità di farlo nella città nuova, nella quella che noi chiamiamo, sono negli aggregati periferici che sono periferie. Noi abbiamo la periferia anche nel centro, sia nel piano. E lo avremo sempre di più man mano che si sviluppa il turismo e lo svuotamento umano della città storica. Posso? No, abbiamo ancora un giro e poi. No, riprendo solo, scusate perché si è memorizzato, ripristino come risarcimento storico. Io conto sempre. Sì, questa merita di essere ricordata. Allora io non intervengo su questo punto, ne ha parlato molto bene il Mucinelli, quindi vorrei tornare un attimo sugli aspetti giuridici. Allora, noi abbiamo detto che la tutela dei centri storici definiti con il catasto del 39 è di competenza statale, e infatti facciamo riferimento noi al secondo comma dell'articolo 117, che tratta di legislazione di esclusiva competenza statale. Il terzo comma dell'articolo 117 parla e tratta invece di legislazione concorrente, in cui c'è lo Stato che fissa i principi e la legislazione di carattere regionale. Noi, una volta al cerchio, torna alla botte. L'articolo 2 dice che la tutela generale e universale sui centri storici di competenza statale, come si esercita questa tutela, lo diciamo nei 7 punti che sono stati anche elencati, cioè citati prima dalla dottoressa Moro. Ecco, questi sono invece ai sensi del terzo comma, cioè dove c'è la legislazione concorrente. Lo Stato fissa i principi nell'elenco delle materie del terzo comma, c'è il governo del territorio, e noi qui facciamo riferimento, compensiamo, abbiamo detto prima, tutta l'impostazione della tutela dello Stato. Qui diciamo che però l'esercizio concreto della tutela, così come stabilito sulla base dei vincoli posti dall'amministrazione statale, è esercitata dalla pianificazione comunale stabilita con leggi regionali. C'è stata, se no sembrava da quello che ho detto prima, che avessimo azzerato il tutto. Non è vero, non è questo. Siamo una simpatia autoritaria per il fascismo. Esatto. Diciamo questo perché il giorno d'oggi rischia di essere insomma, attualizzata, forse in forma anche che nessuno di noi pensa, qui almeno in questa sede possa condividere. Non ci vuole più. No, scherzi a parte, volevo dire anzi che come BC l'idea di riprendere nel 60° anniversario la carta di Gubbio per una riflessione sui centri storici è una cosa che pensavamo che potesse essere interessante, vorremmo farla l'anno prossimo, chissà che, non lo so se qualcuno ci stia pensando in Italia, noi ci candidiamo, ecco, se c'è qualcuno che ha questa passione per essere un momento anche di riflessione storica retrospettiva, essendo un anniversario tondo, quello del 1960, momento molto alto della riflessione culturale del nostro paese, forse la prima del dopoguerra in cui arriva veramente questo tema a uscire dopo 15 anni del periodo di costruzione. Quindi, detto questo, io volevo invece soffermarmi su quello che secondo me è uno degli articoli più interessanti di questa proposta, che è quello del programma straordinario dello Stato per il ripristino della residenza negli insediamenti storici, che è veramente, diciamo così, uno dei perni della legge. Perché? Perché anche facendo riferimento, penso, alla
esperienza di Pierluigi di Bologna, di quella che era stato il suo disegno negli anni 70, l'idea è quella di accompagnare alla legge un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica che prevede l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale del patrimonio immobiliare dismesso, statale, comunale, regionale, l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso, ecco, di cui il contrastare quella che potremmo chiamare lo snaturamento sociale del centro storico, fatte salve le attrezzature pubbliche, vabbè, quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza, l'erogazione di contributi a favore di comuni caratterizzati da elevata riduzione della popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato e la possibilità di subordinare il rilascio del titolo abitativo per interventi di recupero superiori o uguale alle 4 unità alla stipula di una convenzione, eccetera, eccetera, un impegno a locale e così via. Che significa cercare di ricostruire un organismo urbano vivente. Allora, la legge parte, ha detto Pierluigi, dall'idea di monumentalizzare il centro storico, che è il contrario dell'organismo vivente, perché sappiamo che le città, organismi viventi, sono mutevoli e non possono essere ipostatizzati. Quindi il tentativo è quello di creare, diciamo, uno spazio urbano vivibile, cioè rigenerare una domanda di vita sociale nel centro storico, soprattutto in alcune funzioni, per alcune funzioni che sono quelle della residenza, del piccolo commercio, dell'artigianato, per delle funzioni, diciamo, di vita collettiva, perché quello a cui faceva riferimento, se non sbaglio, Pierluigi, è proprio l'assenza di una vita di comunità che viene considerata l'elemento strutturale della vita urbana. Allora io parto da un'esperienza personale. Io ho fatto il sindaco a Forlì, di una città col centro urbano storico svuotato, e risiedo nel centro storico. Perché risiedo nel centro storico? Risposta: perché sono un inguaribile romantico, perché considero la vita del centro storico così come Renato Serra considerava Carducci, una superstizione volontaria. Quindi questo per dire che cosa? Che io non ci sto per i magneti urbani, che sono, diciamo, gli organismi che attraggono le persone e che esistevano nei centri storici. Ci sto per una ragione, diciamo, che prescinde dalla funzionalità urbana. Perché se io dovessi stare a scegliere una residenza in base alla funzionalità urbana, dovrei stare vicino alla stazione, visto che vengo a Bologna tutti i giorni. No, dovrei stare in un quartiere residenziale di Corona, molto, e io a piedi, 5 minuti, vado a prendere il treno e mia moglie va a scuola, che sta in una scuola della periferia. Allora, l'argomento che pongo, e che, perché mi interessa la vita urbana, appunto partendo da questo presupposto, è: e i magneti urbani dove li mettiamo? Cioè, non è che questa operazione, che può avere un solido, diciamo, aiuto, può dare effettivamente aiuto a un ripopolamento in determinati contesti, dovrà pur fare riferimento però a funzioni urbane che vengono ricollocate dentro lo spazio urbano e che oggi sono state portate tutte fuori. Non parlo di Bologna, perché Bologna è un caso eccezionale da questo punto di vista, è una città che è ancora piena di funzioni urbane dentro lo spazio delle mura. Sto facendo riferimento alla normalità dei centri storici italiani, che sono stati svuotati di funzioni urbane in maniera totalmente scellerata, senza che le amministrazioni si preoccupassero di riempire questi vuoti. Poi naturalmente si sono lamentati perché il centro storico è morto, è per forza che è morto. Però voglio dire, queste scelte che i cittadini hanno condiviso, perché i cittadini stanno molto meglio fuori, che vivono più facilmente fuori che nel centro storico. E se oggi vi andate a dire tornate dentro, non sono in tanti che lo farete. Quindi
questo è l'argomento che pongo, che è di tipo più radicale, diciamo. Cioè, io pur essendo assolutamente, diciamo, sono appassionato a questa cosa, non so se si capisce, vorrei capire come riportare il magnete, però, senza il quale la città non esiste, cioè non esiste l'organismo. Comincio io anche perché quest'articolo è dell'omaggio di chi ha lavorato a questa legge, a Pierluigi Cerradati, perché è l'attualizzazione, la restituzione, 50 anni dopo circa, del modello che per primo praticò Pierluigi nella prima metà degli anni 70 a Bologna. L'articolo è ispirato esattamente, perfettamente a quell'esperienza. Qual è il magnete? Il magnete è la gente. I centri storici sono spopolati. Noi siamo partiti dall'esame di tre situazioni: Firenze, Venezia e Roma. Venezia non è più una città. Prima ha già parlato per Luigi, non è più una città per il fatto che non ci sono più veneziani, una città senza i cittadini, perché ormai è già così. Noi nella discussione che abbiamo fatto abbiamo deduto anche che probabilmente è irrecuperabile anche la situazione comune, una delle grandi tragedie del nostro paese, della nostra nazione, è proprio la condizione di Venezia e il disinteresse per Venezia, come si è visto anche in occasione, anche questo è stato già citato, della grande nave che si è scontrata. A Venezia non ci sono più gli abitanti. Però scusi Presidente, io parlo di Roma, vivo a Roma, è una città che conosco meglio. Roma, da quando io, cioè da quasi mezzo secolo, mi occupo di urbanistica, anzi si è cominciato prima, cominciò per Luigi Cerradati, Luigi Piccinati, Luigi Piccinato negli anni 30 a dire che bisognava allontanare dal centro storico di Roma i grandi attrattori che poi nella città capitale sono ovviamente i ministeri saranno tutti esattamente incardinati, incastrati, c'è qualche cosa secondaria, ma si è discusso a lungo e credo di aver partecipato per decenni a queste discussioni sulla formazione, appunto sullo spostamento di queste cose fuori, quindi tutto è rimasto qui. Ma che cosa si è allontanato? Si sono allontanati i cittadini, però non ci sono più gli abitanti. E allora perché il modello, il riferimento, eccetera? Cerradati è stato il primo. Cerradati non può essere identificato con una concezione monumentalista. Io respingo, non è assolutamente così. Tant'è vero che il piano famoso nel mondo del centro storico di Bologna dei primi anni 70 è un PEP, piano per l'edilizia economica e popolare, cioè è un piano per riportare i cittadini socialmente svantaggiati a rientrare, a rimpossessarsi della parte più pregiata della città. Scusa, io ti banalizzo, se vuoi ti semplifico forse troppo, ma la sostanza secondo me è assolutamente questa. Quindi la, come dire, equivalenza del valore monumentale, io uso molto volentieri anche l'espressione, con il valore sociale, però il monumento centro storico non ha senso se non è abitato da chi ne ha fatto parte, da chi rappresenta l'anima del centro storico. A Bologna negli anni 70 si diceva, e lo diceva Pierluigi, il centro storico è la gente, intanto salvo i valori storico-artistici, in quanto salvo gli eredi di chi ha formato quel centro storico, di chi per generazioni ha vissuto conformando anche il tessuto dell'artigianato, il tessuto commerciale, il tessuto minuto che forma
l'essenza di una città. E noi siamo partiti dai casi che ho citato, qui è presente Ilaria Agostini che ha rappresentato nel nostro convegno l'esperienza fiorentina, che fortunatamente forse vi abbiamo portato anche fortuna là, perché a Firenze che succedeva? Perché abbiamo considerato Firenze un caso di studio? Perché proprio nei mesi in cui noi discutevamo c'è una decisione sciagurata dell'amministrazione comunale di approvare una variante che introduce la ristrutturazione anche urbanistica, credo, sotto la voce del resto banale, semplificando troppo, insomma, cioè rende possibile, per dirlo terra terra, di salvare le facciate degli edifici e dietro si faccia ciò che si vuole, che risponda meglio alle esigenze dell'estremizzazione turistica della città. Questa variante nel frattempo, con nostro grande dolore, è stata approvata, però poi, come dire, Dio c'è, in questo caso è stato il Consiglio di Stato che è intervenuto e annullando un precedente intervento del TAR, ha respinto la variante sul centro storico di Firenze, confermando le cose che abbiamo detto. E a Firenze, come si è visto anche da alcune delle immagini che possono scorrere qui, è una città che è snaturata completamente dal turismo, in cui il turismo ha finito con l'essere la voce prevalente della città e in cui il tentativo di riporto, di cui l'esodo, lo spopolamento, quello lo spopolamento è la parola chiave, quindi la nostra non è una proposta di carattere appunto storico-artistico del centro, pensiamo che il presupposto sia conservare il progetto fisico, però dentro ci e dobbiamo partire naturalmente dai ceti che non possono liberamente accedere al ritorno nel centro storico, quindi i ceti. Noi parliamo di edilizia economica, di edilizia popolare che si deve localizzare attraverso il riuso degli edifici di proprietà del patrimonio statale, regionale e comunale, se faccio riferimento a Roma sono ospedali, caserme, scuole eccetera, del tutto non utilizzate, bisogna trasformare questi beni, questo patrimonio statale, regionale e comunale in patrimonio abitativo da assegnare con i criteri delle edilizie economiche popolari, così come si fece a Firenze 50 anni fa. Perciò mi sono permesso, scusami, di anticiparti nel prendere la parola per dire che sei stato a origine di questa nostra cosa. Bravo. A mio parere in questi anni si sta facendo di tutto per smagnetizzare, si può dire smagnetizzare o per smagnetizzare la città, cioè l'inserimento, l'uso sbagliato di certi edifici posti in situazioni, parlo ancora di Bologna, diciamo la ferita e la sconfitta più pesante che ha avuto l'Italia nostra in questi mesi, la perdita di un edificio, il Monte di Pietà, che ha una sua storia e che è vicina a un grande magnete religioso che attrae migliaia di persone. La discesa dal colle della Madonna di San Luca e la sua salita sono ancora elementi magnetizzanti in cui credenti e non credenti si ritrovano in un rito che si ripete annualmente e che ha una sua forza attrattiva molto forte. Ci sono altri, e oggi attaccato alla cattedrale, il Monte di Pietà, che ha avuto una funzione esenziale, proprio umana, di risorgere umanamente, che era una fonte di credito, la
la principale trasformazione, la primitiva trasformazione novecentesca prima di diventare banca, era ancora e sede della fondazione della banca, questa che era un credito, cioè si dava soldi non ad usura per aiutare agricoltori o gente che intraprendesse delle attività, cioè non praticando mutui, risorse eccetera, ma era anche un punto di elargizione al povero che impegnava qualcosa che aveva un'ancora di rifacimento. Noi ritenevamo che quel luogo potesse avere una funzione principale di integrazione di capisco che può irritare moltissimo molta gente, ma io ritengo che l'immigrazione sia un fenomeno complesso, difficile da combattere, non chiudendo, non costruendo dei porti, ma aprendo un rapporto di interscambio culturale, operativo, formativo, integrativo di queste persone. E quindi un elemento necessario proprio al far margine allo spopolamento. No. Questo non è stato possibile, quindi l'uso dei supermercati, questa invasione dei supermercati è funzionale a chi? È un elemento magnetico? Ce ne sono tanti fuori che non si capisce perché devono esserci decine e decine di supermercati dentro al centro che occupano e portano le ultime botteghe, gli ultimi elementi in cui c'è un rapporto umano, cioè noi abbiamo la nostra civiltà, non è che voglia ritornare con le grinoline o altro, è semplicemente che bisogna trovare una forma di attrazione e rispettare questa forma di attrazione nelle piazze, nei luoghi in cui si può aggregare la gente. Allora, il fatto di fare il cinema e di occupare per mesi Piazza Maggiore, io, anche se è indubbiamente la manifestazione culturale Borsa da Sola che si faccia a Bologna durante l'anno, io sono contrario alla presenza, credo che ci siano altri luoghi parimenti adatti ad essere ospitare un cinema all'aperto di alta qualità come quello che viene programmato e proiettato nel mese di luglio, di cui già sono iniziati da qualche settimana i lavori di costruzione delle apparecchiature enormi e strampalate che occultano la vista di piazza Maggiore. Lo puntano per mesi, ma se succedono cose come quella del 2 agosto del 1980, quando ci fu la strage della stazione di Bologna, e la reazione della città che si manifestò dentro Piazza Maggiore, la commozione e il senso di solidarietà che la piazza. Se succede questo, non lo possiamo rifare, perché Piazza Maggiore è occupata dai proiettori, dallo schermo, dalla pubblicità, eccetera. Ci sono cose che, a mio parere, rendono difficile la vita, perché coprono, per esempio, per mesi e mesi il portico dell'archiginnasio con la fiancata di San Petronio, che è predisposta come se fosse un museo di cartelloni pubblicitari grandi, giganteschi come tutta una cappella della chiesa,
predisposte con un asse davanti, con delle luci, dei fari che vi illuminano come se fosse una galleria d'arte moderna. Io vorrei sapere quanto durerà ancora questa impossibilità di vedere il bianco di San Petronio. Ecco, questi sono gli elementi che a mio parere sono necessari. Però tu mi stai rispondendo sul terreno storico-artistico, non sociale. Allora io ti dico, no, tu mi hai detto giustamente che c'è un progetto sociale. Allora, giustamente hai le tue opinioni, che io rispetto naturalmente, su singoli beni manufatti del patrimonio storico-artistico, ma qui il progetto è diverso, mi sembra, cioè la dimensione del centro storico rivitalizzato da questo piano presuppone che ci sia una comunità che si ricostituisce e che rivendica un uso degli spazi diverso da quello che è stato fatto fino adesso, però da un punto di vista sociale, organizzandosi socialmente. Questo che voglio capire, come possa avvenire, cioè pensando alla disgregazione, alla liquefazione delle nostre comunità, alla loro inconsistenza dal punto di vista dell'opinione pubblica, allo spappolamento totale delle famiglie e delle comunità. Come possibile? L'idea mi piace molto, però vorrei capire, secondo te, come puoi poterla materialmente realizzare, cioè come può, per esempio, un amministratore supportare? Ecco, questo è capito, faccio una domanda molto pratica, ecco, mi metto nei panni di una persona che si può trovare in queste condizioni. Cercherei di capire come evitare lo spopolamento in primo luogo, cioè come mantenere ancora gli abitanti nel centro. Mi chiedo perché riproporre il tram, che io sono favorevole alla mobilità su ferro, ma un tram che mi occupa, che non è il tram che peggio un treno, perché mi impedisce assolutamente di non solo le macchine ma anche gli uomini di poter girare in certe strade, per quelle più centrali possibili, che sono le più larghe e che fanno delle due torri un nuovo spazio di traffico che continua ad esserci. Io non capisco perché ci deve essere un tram che porta da fuori verso il centro, cioè il centro è l'epicentro di tutta una serie di mezzi di trasporto per portare in centro delle persone o dal centro a spostarsi in periferia. Allora, sono per una pedonalizzazione spinta, però cercando anche qui rispetto a 50 anni fa, non ignorando la diffusione dell'auto e la necessità della mobilità. È un discorso di pianificazione, ma se mancano uomini, io intendo il centro storico unico monumento nella sua complessità, articolazione, ma le pietre, per quanto meravigliose possono essere, se non c'è l'abitante, se non c'è l'uomo, la donna, se non ci sono le possibilità di starci dentro, diventa una pietra fondale. Allora, abbiamo 15-20 minuti, proverei di fare questo: se ci sono delle domande, interventi, le facciamo, non abbiamo la possibilità di fare interlocuzione, raccogliamo delle osservazioni, interventi, domande e poi lasciamo la parola per concludere in modo che raccogliete tutte quante le suggestioni, le domande che vengono. Così ci ricordiamo anche con te.
ci fa un segnale. La... Sì? Ok. Scusate, io penso solo una parola perché per non sembrare, non sembra una mancanza di rispetto, però ho un impegno a Modena e devo prendere un treno e quindi mi interessava intervenire. Io sono Cristina Bosina, sovrintendente a Bologna oggi, ho un anno oggi. E quindi evidentemente ho colto molte sollecitazioni, sappiamo che sono dibattiti aperti per noi progetti sul tavolo. Quindi non intervengo nel merito specifico. Io vorrei, mi sono sentita molto stimolata da quel rapporto che poi ho avuto anche la fortuna di vivere 6 anni a Forlì, e quindi quel concetto città stoica, organismo vivente, piuttosto che monumento di se stesso. Ecco, viverlo dalla posizione di sovrintendente oggi, sovrintendente olistica, un'entrina, è da un punto di vista stimolante perché in me suscita rispetto a esperienze dirette, indirette o comunque casi noti e quant'altro, il desiderio, la voglia, limitatamente le possibilità, con le caratteristiche che abbiamo oggi e le limitatezze che sono state ben enucleate rispetto alle strutture sovrintendenze in grande travaglio continuo, inarrestabile, chissà dove andremo. E quello che voglio dire è che oggi più che mai io mi sento di volere dare un contributo sul significato di tutela attiva, non tutela in termini attiva proprio attraverso gli strumenti di tutela previsti dalla normativa statale, in un rapporto che aiuti questo nostro paese, sì, in un ruolo di terzietà dello Stato, certamente sono assolutamente d'accordo che la tutela deve essere vicina e lontana, vicina nell'individuazione, capace di riconoscere e di individuare, lontana nella definizione, perché è di lungo respiro, ma il lungo respiro oggi è quello che mi fa interrogare tantissimo, intensamente, nel ruolo che ricopro oggi, su strumenti di tutela che hanno bisogno di essere ripensati tutti insieme perché siano efficaci nei cambiamenti del nostro paese e della nostra realtà. Scusate, mi sarebbe piaciuto tantissimo rimanere qui a sentire. Sui casi specifici, se volete, ho nella chiavetta un book di immagini sul Monte, del Monte di Pietà e quant'altro di Bologna, ma non è il caso, come potete ben immaginare. Scusatemi, devo andare, grazie. Non so se... L'ha passato meglio, purtroppo ho un problema fra un quarto d'ora non immediato. E Corrado Zolini, segretario regionale MIPAC per l'Emilia Romagna, in questo momento anche Florenza Giulia, ma questo è a latere. L'iniziativa è lodevolissima, naturalmente le iniziative, gli studi, tutto quello che il professor Cervellati ha fatto per questa città è stato per noi, anche quando eravamo studenti di architettura, ovviamente argomento abbastanza approfondito. E, il tema dei beni culturali insieme è certamente importantissimo, le cause, le problematiche e quant'altro. Io credo che nello scorrere delle immagini che abbiamo visto alle vostre spalle abbiamo compreso le tematiche che naturalmente fanno un po' i conti con quello che è il tema dei Deor nelle città in generale, il tema degli articoli 49, cioè quello della famosa pubblicità sui ponteggi, che naturalmente deve fare i conti anche con altre questioni. Allora, il tiro si può aggiustare già da subito su questo, perché gli strumenti naturalmente ci sono, oppure questi, naturalmente io parlo di sia articoli perché questi ho visto, ma potrebbero essere meno, più un'integrazione, un addendum a un inserimento all'interno del codice dei beni culturali, perché no? Quando mi sentite parlare, naturalmente ho riletto anche quello che circa un secolo fa lo stesso Gustavo Giovannoni, no? Propugnava, naturalmente aveva già capito, definito e fatto anche le differenze fra sventramento e diradamento, ma questo gli addetti ai lavori lo conoscono benissimo.
le difficoltà che vedo non sono solo quelle che il Presidente ha messo sul campo, e forse una cosa mi permetto anche di dire, la difficoltà naturalmente sulla possibilità di attrarre oppure evitare, come diceva giustamente il professor Cervellati, che altri escano dal centro storico. Le attrazioni, poi se vogliamo anche discutibili, beh, forse servono anche a questo. Naturalmente il professor Balzani, come un po' tutti coloro che studiano storia, che amano l'architettura e la storia in generale, sono attratti da questo riverbero che la città storica, no, ci propone giornalmente, e quindi lui piuttosto rinuncia a qualche comodità in più rispetto appunto alla possibilità di vivere nel centro storico. E questa è un'altra tematica. Un piccolo appunto, ma è solo un appunto per dire pensate anche a questo. Oggi ci troviamo, noi ancora in Emilia Romagna, a gestire un tema che è parzialmente quello, ma in centro Italia è molto sentito quello dei centri storici che sono completamente crollati. Allora, pensiamo anche a quello che è successo a Venzone, a Gemona, nel Friuli nel 1976, e i progetti che sono poi derivati e che hanno dato anche, come dire, hanno fatto nascere il famoso progetto Metodo Friuli, questo forse è un tema, ecco, che approfondirei, che evidentemente deve fare i conti con altri aspetti, non ultimo quello appunto di ridare alle comunità tutti quei segni sul territorio che permettono proprio di riconoscersi. E che vi posso assicurare, oggi purtroppo ci sono segnali che anche nei confronti degli stessi monumenti si rischiano di perdere. Ho lanciato probabilmente troppi input in 5 minuti e mi spiace, però volevo ribadire insomma anche le altre questioni e ultima, chiudo naturalmente passando la parola ad altri. Consideriamo anche un'altra questione: quando noi ci occupiamo di tutela, spesso e volentieri ci viene anche riferito, ok, voi ci tutelate questo edificio, noi dovremmo quindi fare determinate opere di conservazione, se non di restauro, eccetera eccetera, ma come sappiate noi abbiamo, ci portano anche in visione il bilancio della società, eccetera eccetera. Se noi dovessimo far conto anche su quello, allora diventeremo Ministero per i beni culturali e anche per il tesoro. No, dal TAR abbiamo avuto sufficienti, come dire, indicazioni, per cui noi ci occupiamo di tutela, evidentemente. Gli altri temi capisco che uno non deve non considerarli, ma si fa anche questo. Grazie. Non so chi ha detto prima. Grazie, cerco di essere breve. Innanzitutto, sì, i centri storici non sono tutti uguali, e il professor Cervellati lo sa bene perché ha lavorato a Latina, dove fino a che non arrivasse lui pare che non esistesse neanche un centro storico nella città di Latina, poi invece è stato, si è lavorato su quello, che più o meno è del 39, no? Quindi parte da lì. Forse è merito suo che il centro storico di Latina sia stato poi considerato, probabilmente. È vero anche che i centri storici non sono solo i monumenti, sono anche le popolazioni che vi vivono. Il professor De Lucia si ricorderà i progetti su Napoli degli anni Ottanta, quando la persona viene quasi deportata dai centri storici per andare verso la ricostruzione, quei quartieri orribili, da Monte Ruscello al Barba. E quindi i centri storici erano snaturati dalle persone che ci abitavano. O i progetti su Napoli, nei quartieri spagnoli, perché non si facevano, perché bisognava sfollare delle persone, perché erano abitati dai ceti popolari, meno ambienti, quindi la grande rivoluzione si voleva fare sui quartieri spagnoli, poi aveva tra gli impedimenti anche questo, se non era. Poi avete citato la legge Ponte, il ponte verso una legge urbanistica che non c'è mai stata, però mi aspettavo forse un'altra legge che secondo me è molto importante, che se andrebbe collegata a questa, ispirata proprio a quello che fece il centro storico di Bologna, cioè la 457, che secondo me è una legge che va rilanciata, anzi forse non è mai stata applicata, perché la 457 recepiva molto di quello che era stato fatto a Bologna. È il nostro articolo 5.
Sì, e poi premesso che condivido in pieno, quindi vi siete posti il problema che la possibile critica che verrà fatta verso questa proposta è che si andrà a ingessare tutto? Cioè, parlo per esempio del caso di Guggenheim a Venezia o anche proprio verso alcune problematiche che chi opera nel centro storico deve andare a affrontare, perché il centro storico vive con destinazioni compatibili e avere delle destinazioni, quindi funzioni pubbliche, altrimenti gli edifici poi il rischio è l'abbandono. Però cercare di coordinare anche tutto quello che si trova, qualcuno che va a operare su questi edifici. Parlo di problematiche di vulnerabilità sismica, di problematiche come i vigili del fuoco. Insomma, forse questa materia va anche un po' coordinata, se no uno è il rischio che molti diranno che questa è una legge che ingessa tutto e bloccherà tutto e farà abbandonare i centri storici ancora di più. Basta. Mi riferisco in particolare a cose che diceva l'architetto Cervellati. Capisco anche di andare un po' fuori tema, però volevo, mentre parlava appunto l'architetto Cervellati, io ho avuto un impulso a intervenire suggerendo ad esempio Rubiani, oltre lei parlava di Francia, di Parigi, eccetera, cioè Rubiani avrebbe fatto un'operazione. E soprattutto però volevo parlare di un elemento immateriale che in questi centri storici può creare e crea turbamento grave. E mi riferisco al discorso che lei ha sintetizzato nell'indicare le torri come spazio traffico. Il problema del traffico. Il problema del traffico in realtà si inserisce grandemente nel discorso della vivibilità, del magnetismo, dell'attrattività, eccetera. Come mai questo problema del traffico non si solleva mai contemporaneamente alla indicazione di modi di intervento sui beni materiali, sulle cose materiali, eccetera. Mi riferisco anche in particolare all'attuale proposta dei portici, del Pennonesco portici. Ecco, allora, io invito i presenti, se non lo fanno, a percorrere Strada Maggiore e in particolare via San Vitale. È un bombardamento di rumore e di traffico. Quello non, allora, l'elemento traffico, vogliamo l'elemento mobilità, l'elemento traffico, vogliamo inserirlo e collegarlo a un'impostazione urbanistica del centro? E anche quello che, come mai i giornali che parlano tanto non parlano di questo collegamento? Secondo me è importante. Cerchiamo di chiudere, sarà un po' così, sentiamo anche una replica. Prego. Sì, molto sinteticamente, perché così sentiamo la replica. Bene, volevo aggiungere che ci sono altri protagonisti di questa storia, le persone di Giovanni Ossadio, di Pezzoli, cioè una storia lunga che ha realizzato proprio qui un inventario dei centri storici basato su quei principi che stanno riemergendo. E credo che il senso della civiltà di un centro sia strettamente legato al riconoscimento culturale educativo delle sue radici, delle funzioni di ogni suo piccolo elemento. Credo che vedere passivamente come magnete esclusivamente quelli che il mercato ci ha affidato in questo periodo, che ha dimostrato molti elementi di fallimento, possa inficiare una volontà che invece si ritrova. Anch'io vivo in un centro storico, come presidente, e noto che giovani che ci sono venuti ad abitare si stupiscono
dicono di quanto ci si viva bene, perché c'è una leggenda metropolitana che esclude i cittadini da questa nuova riconquista che può essere fatta. E poi per le normative sismiche, come per le strutture, i sistemi di intervento, ci sono anche in questa direzione possibilità di recuperare l'esistente con tecnologie che rispondono alle richieste di legge. Io volevo dire la stessa cosa, nel senso che alla domanda del professor Martinani, secondo me la risposta in senso lato è il rovesciamento della nozione, cioè per diventare attrattori di cittadini bisogna che non siano più attrattori solo di mercato, cioè devono prevalere altre funzioni. No, quando parlo di magneti urbani non parlo di quelli commerciali, attenzione, cioè non so se sono stato convocato, mi dispiace. No. Io dico magneti urbani in senso di funzioni urbane, quindi funzioni di tipo amministrativo, culturale, sociale, politico, quello che si vuole. Quelli che stanno sbagliando, tenevo a dirlo per non essere equivocato, luci da me. Bene. No, Presidente, prima che vada via volevo ringraziarla davvero profondamente perché mi sembra che lei ha raccolto quello che era il nostro, l'ho detto riferendo prima a Pierluigi, il nostro obiettivo era riportare al centro della discussione a scala nazionale l'esperienza bolognese di tanti anni fa. Il fatto che da parte dell'IBCE, da lei personalmente, sia stata raccolta questa cosa, anche se questo ha comportato critiche che ha fatto lo stesso Pierluigi, però mi pare che tutto sia, come dire, soverchiato dalla disponibilità che c'è stata da parte sua e da parte vostra di riprendere questa discussione. Secondo me è un segno importantissimo. Ragione per il 60° della carta. Siamo ovviamente ci ritroveranno di questa cosa, di questa cosa. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Non so se ci sono ulteriori anche sulla base di queste sollecitazioni oppure ci riteniamo soddisfatti. Che la pianificazione è quella che manca, sia compatibile o rifattibile solo attraverso la conoscenza. Conoscere per pianificare, pianificare per tutelare il patrimonio culturale delle nostre città. Credo che questo sia alla fine la volontà del disegno di legge, che la permanenza dell'uomo, dell'abitante dentro i centri storici. Il turismo porta masse di persone che consumano la materia prima del turismo. Ecco, non pianificare o rimandare a qualsiasi cosa, cancellando. Poi la pianificazione può creare delle conflittualità culturali, operative e di tutto quanto. Però la tendenza a rigettare la città storica come segno di passatismo, di nostalgia è qualcosa che ritengo produca la fine anticipata ulteriormente delle nostre città storiche. Noi dobbiamo insieme cercare questa legge, merito di Vezzo e di Lucia, in modo specifico, e degli amici che con i quali si è lavorato, si è cercato di indagare, di vedere casi clamorosi di violenza con i vari Agostini, insomma per Venezia, eccetera, è
un qualcosa, un contributo a una discussione che si è arenata, non se ne parla più, e il degrado, proprio per la mancanza di persone, è enorme. È questo che ed è corrispondente alla mancata pianificazione, che corrisponde a sua volta alla mancanza di cultura, di conoscenza, di approfondimento culturale. Ho citato prima il caso di Notre Dame di Parigi, in cui subito si è detto: ah, non si può ricostruire, chiamiamo l'archistà per fare la sua soluzione alla piscina, sui tetti o altre cose, perché è faticoso studiare, approfondire la ricerca. Se questo non avviene, diventa faticosa la pianificazione, diventa impossibile la pianificazione, diventano chiacchiere da bar. E spero che ci saranno altre occasioni. Vi ricordo da questo punto di vista che il prossimo martedì continuiamo il ragionamento sui centri storici con il professor Marzio Barbagli e parleremo proprio di dinamiche sociali dei centri storici, per cui ragioneremo.